Da Cesare, oggi l'abbraccio con la città, prosegue la campagna elettorale, sempre più determinato ad andare avanti. Assolutamente sì, ho ricevuto tante proposte ma non mi sono piegato a queste e non le ho volute accettare, dritti per la nostra strada per un vero, reale e concreto cambiamento. L'unica coalizione realmente civica di questa competizione sarà la nostra, non ci sono consiglieri comunali uscenti, non ci sono persone che sono responsabili di questo declino e di questo degrado che ormai è sotto gli occhi di tutti. Lei non va con una bandiera di partito, questo può essere da un certo punto di vista rischioso secondo lei? Assolutamente no, perché dalla mia ho tanti cittadini, come potete vedere questa mattina, questo angolo di città è gremito di persone che vogliono un concreto rinnovamento, una discontinuità che non sia solo sui manifesti e che non sia solo a parole ma sia poi concretamente messa in atto. Io ho composto liste fatte di persone nuove che non hanno mai fatto politica, la lista Chiama Chieti ad esempio avrà 32 nomi, una media di 35 anni, tutte persone che non si sono mai candidate prima e non hanno mai fatto politica prima. Ci sono tanti giovani, lei punta anche proprio sulla linea verde, se così possiamo dire. Assolutamente, i giovani sono una risorsa, i giovani sono il futuro di questa città ed è giusto partire da loro. Il suo obiettivo in vista delle elezioni? Si aspetterebbe, sarebbe soddisfatto di arrivare per esempio al ballottaggio? Sicuramente noi arriveremo al ballottaggio e di lì coinvolgeremo tutta la città facendo partecipare la città a quello che è il nostro programma e il nostro progetto per il futuro di Chieti.